La tradizione di cantare polifonicamente tutte o almeno alcune delle 9 lamentazioni, 3 per ciascun giorno del Triduo, è piuttosto antica e comincia a diffondersi in misura sempre maggiore già all'inizio del Cinquecento, anche grazie a 2 libri editi da Petrucci nel 1506, specificamente dedicati a questo genere. Molto più recente era invece la prassi di cantare polifonicamente i 27 responsori, 9 per ciascun giorno, soprattutto nell'Italia settentrionale. Un impulso assai forte si ebbe certamente nella comprensione del ruolo fondamentale che la musica doveva rivestire nella Riforma cattolica all'indomani della conclusione del Concilio di Trento, che si era occupata anche di musica, seppur in maniera abbastanza generale. A partire dagli anni 70, infatti, sempre più di frequente vengono pubblicate raccolte di musica liturgica destinate alle più diverse officiature, che si affiancano a quelle tradizionali di messe e di mottetti. In questa scia può essere collocato anche Marcantonio Ingegneri, maestro di cappella in una prestigiosa istituzione e in una città, Cremona, il cui vescovo, Niccolò Sfondrati, era per così dire la longa manus dell'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo.